Ciao Mellon, io sono Stella, l'aspirante elfo, e ti do il benvenuto e ben ritornato qui sul mio canale. Oggi parliamo di esoterismo, ma di Tolkien, ovvero analizziamo la magia nell'opera di Tolkien. È un canale a tema esoterico? È un canale a tema magico? È un canale a tema tolkieniano? Perché non unire le due cose? Ma prima di iniziare ti invito a iscriverti al mio canale così che tu possa rimanere sempre aggiornato con altri video a tema tolkieniano, nerd e esoterismo. Per preparare questo video devo dire che è stato molto molto arduo e i miei neuroni si sono tipo squagliati dal fumo che ci avevo in testa, perché il professore quando parla di queste cose è sempre molto filosofo e quindi tu devi cercare di capire un po' cosa intenda dire. Ma ci ho provato, anche grazie alle letture riguardanti l'Edda e la mitologia nordica, e quindi devo dire che mi è servito abbastanza. Ma quindi com'è la magia all'interno delle opere di Tolkien? Com'è la magia su Arda? Per rispondere a questa domanda il professore ci viene in aiuto con la lettera 131, dove ci fa sapere che la magia è arte, ovvero utilizzare i propri talenti innati per subcreare qualcosa. Non a caso, difatti, per chi pratica magia o per chi fa parte del mondo esoterico, la magia viene anche chiamata arte incantatoria, perché appunto tu tramite la magia crei qualcosa che vuoi ottenere. Esattamente la stessa cosa nel mondo di Arda. La magia è arte per creare, subcreare qualcosa. E come ci dice nella lettera 155, essendo essa innata, non la si può acquisire tramite incantesimi e lo studio di essa. E soprattutto ci fa capire che essa è neutra e sono soltanto le nostre motivazioni, i nostri scopi che la rendono cattiva o buona. Una magia buona può essere rivolta a scopi immediati benefici e artistici, mentre una magia cattiva ha lo scopo di soggiogare e dominare le libertà altrui, allo scopo di riformare il creato e di ottenere sempre più potere, sempre più dominio per elevarsi allo stato di Dio, cosa che è molto 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 brutto nel mondo di Arda. E per Tolkien la magia più malvagia era la macchina, perché con immediatezza riformava tutto ciò che era stato creato da Eru per dominare gli altri. Ma perché dico in continuazione immediatezza? Perché la base della magia in Arda era proprio la rapidità nel creare qualcosa di concreto, come per esempio Gandalf che accende la torcia sul suo bastone o incendia le pigne che tira i mannari, in quel senso concreto. E da quello che possiamo notare nelle lettere e che ci fa sapere il professore riguardo alla magia, si può notare che è abbastanza influenzata dalla mitologia nordica, perché i nani nella mitologia nordica erano soliti costruire armi magiche che erano armi potentissime, e gli dei erano soliti ingannare o ammaliare le persone camuffandosi, esattamente un po' come facevano Sauron e Melkor, e così come nella mitologia erano soliti fare Odino e Loki. Quindi a parer mio è abbastanza simile e probabilmente è abbastanza influenzato dalla mitologia nordica, dato che comunque il professore sappiamo che era molto appassionato di quella mitologia e della cultura scandinava e germanica. Inoltre, come ci dice ancora una volta nella lettera 131, gli anelli del potere sono una forma di magia che esalta al massimo i propri talenti innati. E nelle opere di Tolkien il potere è sempre qualcosa di sinistro, perché non fa altro che tentarti verso il dominio, che è sempre qualcosa di malvagio. Infatti gli elfi utilizzano gli anelli di potere per ampliare i loro talenti innati e impedire il decadimento dei loro regni e di tutto ciò che ha creato Eru. Ma nonostante questo, comunque sono facili soggetti all'essere tentati dal male per via del dominio, all'essere tentati a volere sempre di più, così come vediamo Galadriel che viene tentata dall'unico anello
per avere sempre più potere e probabilmente per impedire che tutto marcisca. Insomma, completamente l'opposto di tutto ciò che volevano fare Saruman e Sauron e Melkor, completamente l'opposto. Se dai in mano a un elfo un anello magico, probabilmente renderebbe tutto rosa e fiori e in modo molto 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 impressionante in senso brutto. E ciò che ci fa sapere il professore riguardo alla magia tramite le lettere, posso dire che è abbastanza simile a quella che veniva praticata in passato e che viene praticata anche adesso, soprattutto perché si utilizza la propria energia innata, i propri talenti innati per agevolare la realizzazione di qualcosa, agevolare il manifestarsi di qualcosa, quindi è abbastanza simile. Quindi la magia Inarda è molto fedele a quella che molte persone praticano e che praticavano in passato. Spero che questo video ti sia stato utile, spero che sia stato chiaro. In caso di dubbi, in caso tu volessi aggiungere qualcosa, fammi sapere con un commento sotto, perché io sono sempre ben disposta a leggere la tua opinione e soprattutto se hai qualcosa da aggiungere mi fa sempre piacere sapere qualcosa in più, o anche se hai da correggermi, non farti problemi, io sono sempre ben accolta a migliorarmi. Ovviamente le lettere che ho citato le trovi descritte in descrizione e ringrazio tanto di cuore i miei mailing di Radio Brea e di Sentieri Tolkieniani che mi supportano con il canale. Vi ringrazio tanto Mellin, e se ancora non li conosci trovi i link in descrizione, mi raccomando corri a dargli un'occhiata. E ringrazio ovviamente anche te mio caro Mellon per essere stato fin qui, per supportare il canale vedendo il video, lasciando like, commenti e iscrivendoti al canale. Ti ringrazio tantissimo, se potessi ti abbraccerei. E niente, se ti va ci vediamo settimana prossima con un nuovo video e io ti auguro una magica e delfica giornata. Ciao Mellon e grazie di essere stato con me anche oggi.